Ieri sera sono stato giù a Milano, nella regione, parlando già in consiglio, ho sistemato la questione lì. Tiriamo l'ostacolo, li facciamo collaborare. Presidente del Consiglio, la diamo per dire che è una situazione di cui Esatto. la trasparenza e fiducia, l'assessore lo prendiamo esterno per poter fare che si comporta bene. Sono contento anche se meglio, dai. Pian pianino vedrai che ci facciamo la nostra nicchia, poi verranno tutti da noi. Domani c'è giunta o no? E domani Domani mattina c'è c'è giunta. la prima giunta. Non lo so, domani mattina poi glielo chiedo. Chiedi di portarlo in chiudere. Chiediglielo perché era tutto a posto. Se no, glielo chiedo io, non preoccuparti, glielo chiedo io domani mattina. Fammi sapere come va domani la giunta. Ciao. Tranquillo, tranquillo, ciao, ciao, buona strada. Lo sanno tutti che io e l'Antonio siamo una cosa sola. Io e te siamo una persona sola, perché l'unico che si è sbattuto in campagna elettorale è l'Antonio. Comunque, Antonio, adesso il boccino ce l'ho in mano io, non preoccuparti, ce l'abbiamo in mano noi. Io lo faccio grosso il sindaco. Oggi sono tre, domani sono quattro, poi vediamo. Non vi volevo disturbarti. No, ma figurati, a me fa sempre piacere sentire. Antonio, dove sei? Scusami, ciao. Io, se tu mi dici dove sei, Ci vediamo fra un quarto d'ora se vuoi in ufficio da me. Adesso la ok, facciamo fuori definitivamente, basta. Perché qua non ti hanno spiegato bene come stanno le cose, forse. È tutto a posto, però ognuno deve fare il suo dovere. Pronto, Antonio? sì, ciao Edoardo. Allora, io entro settimana prossima devo farla fuori questa tua cosa. Io non so, piuttosto faccio un casino perché non è No, possibile Edoardo, fare un caso io ho politico. 62 anni e non voglio essere preso in giro da nessuno. Mi dispiace, è una cosa che non va bene. No, basta, sta storia qua, ragazzi, mi sono rotto il c***o di sta cosa qua. Tanto è vero che l'avevo già firmata. Allora non devi alzare il c***o, tu chiami il tuo dirigente e gli dici voglio i documenti qua. A Sant'Ambrogio il dirigente te li porta. L'avrebbe firmato ieri sera l'avreste approvato, senza problemi, perché mi sembra che questa è la buona volontà. Se è una cosa che devo fare io, Edoardo, la faccio in 3 minuti, io in 3 minuti risolvo tutti i problemi. Sono arrabbiato, credimi, per questa storia. Sono veramente arrabbiato e capisco il tuo sfogo perfettamente. Io ti chiedo solo una cosa. Domani ci vediamo, parliamo con la c***a e questa cosa la chiudiamo senza lasciare nessun tipo di né morti né feriti. Edoardo, io se ti ricordo mai detto, sono Io stato in giunta perché c'era la infilo sospetti. campagna elettorale, va bene. La prima pratica che doveva andare dopo la campagna elettorale era la mia. La prima. Ogni ciao. Ciao Edoardo. Ogni promessa è debito, no? Non avevo dubbi. Non devi Antonio, qua. arrabbiarti, tranquillo, fatto, tutto a posto. Grazie. Ciao, ci Ecco. sentiamo, ciao. Per quello che mi tiene in contatto con gli altri. Voglio fare la cosa tipo magica, capito? San Luca la mette che ti dico. Allora, Ha vediamo. pigliato la San Luca, eh? La San Luca, eh?
ti rispondevo. Tu da sguardo qua. Ti sei? Ok. Adesso, non ti rispondi più. Non hai solo conquista. Non capire perché ti sto mettendo uno dei vecchi in lagra, uno da intra, tu da intra, un'altra se è cosa non ti ha detto, non ti è calamente un bavolo, un bavolo, così, hai detto che mi devo ribucarsi e da intra. Troppo storia. Luca, lasci un mito, e te su te non lo lasci. Sì, ma è pensando un po' cosa vuole scuola, tu termini, guarda, se non vediamo quando ho capelli e peli. Sbina vetro posteriore, lo attivo, gonfia sedile, spingo in avanti e sentite un clack. Thank you.